Mettetevi comodi con i vostri popcorn perché... Non siamo al cinema. Ma che c'entra? I nostri trailer vi catapulteranno nel fantastico mondo del grande schermo senza che ve ne rendiate nemmeno conto. La nostra rubrica Voglia di Cinema sì, fa strani effetti. Tutti piacevoli, Anche questa settimana ci occupiamo dei film in uscita nelle sale nel weekend, per la precisione dal 6 giugno. Allora partiamo con il primo film? Partiamo. Allora, un grande ritorno al cinema sicuramente molto atteso dai suoi fans. Parliamo di Will Smith, che sarà il protagonista di After Earth, dopo la fine del mondo. In questa nuova pellicola, gli umani sono costretti a rifugiarsi su un pianeta diverso dalla Terra. Il nostro amato pianeta è solo un lontano e inospitale ricordo, fino a quando, per errore, a causa di un guasto alla navicella, padre e figlio si ritrovano su quel suolo di cui avevano solo sentito parlare. Trama originale per Will Smith, che quando può rifilarci il suo figliolo non manca mai di farlo, Secondo film in uscita, torniamo in Italia con Il Futuro, tratto da un romanzetto canaglia scritto da Roberto Bolaño. Questa volta i due protagonisti sono due fratelli cileni. La storia si svolge nel bel paese. Sono stati costretti a lasciare la loro terra in esilio e hanno un forte legame con i propri genitori. Tutto però cambierà quando questi moriranno in un incidente stradale. Altro film in uscita, se andrete al cinema a vedere Quando meno te lo aspetti, bene, vi renderete conto che a volte la vita è davvero strana. Per anni pensi infatti che potresti non trovare mai l'uomo della tua vita e poi invece arrivi in un periodo in cui pare che i cavalieri ideali abbondino. Oppure incontri una veggente che ti predice un futuro inaspettato e non proprio roseo e ti cambia tutte le prospettive. Insomma, una commedia francese dai toni bizzarri che sicuramente farà divertire. Pare sia molto promettente. Se invece amate i colpi di scena e il genere ansia, allora il film da vedere è The Butterfly Room, la stanza delle farfalle. La storia di un'elegante donna che ha una strana ossessione, ma anche un rapporto particolare, con la sua collezione di farfalle e con una bambina che diciamo, non potrà essere tanto libera e felice come una farfalla. Altra commedia francese divertente, tratta da una storia vera, è invece Paulette. Quante volte abbiamo sentito strane storie ai TG che ci sembrano inventate a proposito di queste anziane signore con lavori non troppo adatti alla loro veneranda età? Ecco, l'anziana ed eccentrica Paulette ha una pensione troppo misera per sbarcare il lunario. Trova quindi una soluzione alternativa, molto alternativa, ai suoi problemi economici. Divertente anche questo. E chiudiamo con il film della settimana, che sembra essere molto molto particolare. Holly Motors, definito molto audace e brillante. Scritto e diretto da Leos Carax, il film narra 24 ore nella vita di un uomo, interpretato da Denis Lavant, che passa attraverso diverse vite, incluse quelle di ladro, di una donna, di un mendicante, di un uomo d'affari, di un presidente, di una creatura mostruosa e di un padre di famiglia. Assolutamente consigliato. Anche per questa settimana è tutto. Vi auguro una buona visione e ricordate di seguirci anche sul sito ultimenotizieflash.com all'interno della sezione Cinema e Spettacolo. Noi ci rivediamo la prossima settimana con le nuove uscite. Ciao! La bellezza si dice che sia nell'occhio. La bellezza è nell'occhio di chi guarda. È meglio vivere, perché nella vita c'è l'amore. Niente ci rende così vivi come vedere gli altri morire. Il nostro vivere è cambiato.